40 nella Bibbia è un numero simbolico, scelto per rappresentare sempre un momento di cambiamento radicale. 40 sono i giorni del diluvio. 40 i giorni di Mosè sul Sinai per ricevere le tavole della legge. 40 i giorni trascorsi dal popolo ebraico nel deserto. 40 infine i giorni impiegati da Elia per attraversare il deserto. La scuola prende il nome da Sua Eminenza il Cardinale Corrado Ursi, Arcivescovo di Napoli. Fedele al carisma delle figlie di Sant'Anna, la scuola offre il suo servizio ai più poveri ed emarginati, con donazione materna e spirito missionario. Con il coordinamento di Suor Cecilia, operano nell'Istituto educatori di grande esperienza e capacità, che dedicano tutte le loro energie al raggiungimento dello scopo dell'Istituto, che tende a recuperare ragazzi che vivono situazioni di estremo disagio ed emarginazione. Era il 15 settembre del 1971, quando l'Istituto delle Figlie di Sant'Anna accetta l'invito del Cardinale Corrado Ursi di istruire i bambini della zona di Forcella. La Madre Generale dà il mandato a Suor Cecilia e nel settembre dello stesso anno nasce il Centro Cardinale Corrado Ursi. Con i bambini emarginati di Forcella, l'opera realizza quell'ideale a cui aspira l'amore struggente per i più deboli, ispirandosi ad una frase pronunciata da Madre Rosa. Il campo è immenso, non guardare il già fatto, ma guarda il da farsi. Anita, la porta ce la vedo alla mattina, la faccio entrare. Santità. Rosa, sono informato del motivo della tua venuta. Dio ti chiede di fondare un istituto. Santità, non posso abbandonare i miei figli. Dio me ne chiederà conto. Vi supplico, liberatemi da questo compito che il Signore mi affida. Per questo sono venuta da voi. Se non farà ciò che Dio vuole da te, avrai rimorso per tutta la vita e non avrai più pace. Dio penserà ai tuoi figli, tu pensa a Dio nell'opera sua. Coraggio, Rosa. Santità, voglio fare la volontà di Dio. Da un piccolo appartamento composto da due stanze e un saloncino, parte l'opera. Essa inizia in un primo momento con un'attività di doposcuola, ma ci si accorge che i bambini della zona frequentano poco la scuola dell'obbligo. Fra i primi collaboratori vanno ricordati il gruppo del giovane Salvatore Esposito, oggi Monsignore Esposito, con il compito di cerimoniere del cardinale, e il gruppo Salvo d'Acquisto, con a capo Nicola Carosone. Vanno inoltre ricordati i padri del preziosissimo sangue.
parrocchia San Crispino e Crispiniano, padre Orlando Navarra, dei padri trinitari, padre Sebastiano, parrocchia Santa Maria Egiziaca, padre Sebastiano, parrocchia Santissima Annunziata. In seguito, con un gruppo di suore e qualche insegnante, prende vita una scuola vera e propria, dove i bambini vengono accolti fin dal mattino. L'opera non solo cura la formazione culturale di vari ragazzi, ma anche quella morale. I ragazzi che frequentano la scuola vengono seguiti, oltre che nella didattica, soprattutto nella formazione della persona a livello umano e religioso. È una scuola cattolica. Tutte le iniziative che questa scuola riesce a tirare su, a volte con grande fatica e impegno, nascono da una vita di preghiera e da una vita spirituale. Io sento i bambini al mattino quando si fermano a pregare, pregano prima di pranzo, così come chi li guida ha una vita spirituale intensa. E allora loro ci insegnano che quando si parte da Gesù le cose vanno sempre alla grande, anche in uno spazio stretto, anche con mezzi forse datati o che sia, basta che funzionano, le cose vanno alla grande. Allora penso che davvero questi piccoli e tutto quanto vedremo questa sera ci aiuti in qualche modo a farci capire come dobbiamo vivere nelle nostre famiglie. D'accordo con il parroco, annualmente un gruppo di bambini vengono dalla scuola preparati a ricevere presso la parrocchia la prima comunione. L'opera, oltre ad occuparsi dei ragazzi, pensa anche alla formazione spirituale delle mamme. Infatti, un gruppo di mamme, seguite da alcune suore, figlie di Sant'Anna, hanno formato il Movimento della Speranza, che seguendo l'esempio di Madre Rosa, possono portare pace e tranquillità nelle proprie famiglie tormentate da vari problemi di vita quotidiana per la sopravvivenza. La comunità, costituita da suore della Congregazione delle Figlie di Sant'Anna, costituisce l'elemento di unione della comunità educativa, dona alla scuola la peculiare fisionomia e lo stile pedagogico ereditato da Madre Rosa Gattorno, creando un'atmosfera di famiglia, un ambiente umano semplice ed accogliente, una presenza educativa costante con un materno interessamento, una formazione catechetico-pastorale che accompagna l'alunno nel cammino della fede e di adesione personale a Cristo. Il personale laico, cosciente dell'importanza della propria funzione, si impegna a svolgere il lavoro formativo in conformità con la proposta educativa della scuola e con il tipo di educazione che essa offre. Nata come sostegno all'attività della comunità parrocchiale, con particolare riferimento alla fascia dei minori, la Scuola Cardinale Ursi vuole essere l'espressione della comunità ecclesiale, in atteggiamenti di accoglienza e di apertura al nuovo. In armonia con l'indirizzo cattolico dell'istituzione, ai genitori, principali educatori dei propri figli, la scuola chiede di condividere l'ispirazione e l'orientamento delle linee educative, essere disponibili a partecipare agli organismi della scuola, conoscere la scelta dei valori per realizzare insieme un'educazione dei loro figli.
Nel territorio ove opera la scuola, la comunità educativa si apre ad un rapporto sereno, costruttivo con tutta la realtà sociale. Cerca di inserirsi nelle diverse realtà culturali, assumendone i valori e rafforzandoli. La crisi che ha investito il Comune di Napoli ha messo in pericolo l'opera. E sebbene quest'ente scolastico sia conosciuto ed apprezzato, con il taglio dei fondi assistenziali da parte del Comune, la scuola ha rischiato e rischia la chiusura. Luca Abete, di Striscia la Notizia, ha realizzato un servizio a Napoli sui 200 minori di Forcella assistiti nel semiconvitto Cardinale Ursi. Striscia ha ascoltato bambini, genitori e personale dell'istituto e intervistato la direttrice Suor Cecilia e il presidente di UNEBA Napoli, Lucio Pirillo. L'UNEBA di Napoli è l'Unione Nazionale delle Istituzioni di Assistenza Sociale e siamo lieti come UNEBA a Napoli oggi di partecipare alla felicità di questo momento in cui l'Istituto Corrado Ursi festeggia i 40 anni di attività nel quartiere di Forcella a Napoli. L'Istituto Corrado Ursi è una iniziativa che rappresenta il modo come l'UNEBA di Napoli è capace di essere presente, di essere una missione in terra di frontiera per favorire, per dare una possibilità ai minori a rischio, per dare una possibilità in più perché possono costruirsi un futuro migliore. E quindi noi ringraziamo l'Istituto Corrado Ursi che da 40 anni opera in questa realtà per dare la possibilità ai minori di Forcella di avere una vita normale, onesta e nel rispetto della legalità. L'opera voluta da Madre Rosa e dal Cardinale Corrado Ursi sicuramente dal cielo la proteggono e nonostante le tante difficoltà non permetteranno la sua chiusura. Sono la mamma di una luna che è stata in questo istituto. Si chiama Gioielli Valentina. Mia figlia è entrata nell'86 fino al 94. Niente, sono fiera di questa scuola. Mi sono trovata bene. Dovete pensare che io sono una mamma che non so leggere, non so scrivere. E mia figlia attualmente, oggi, è ancora una ragazza intelligente, studia ancora. Per un futuro, sempre da questa scuola, tutto provenuto sempre da questa scuola. Io l'ho messa al mondo, ma quelle che me l'hanno cresciuto sono state le scuole, questo istituto. Attualmente mia figlia studia ancora, perché l'insegnamento di questa scuola è stata ottima, che mia figlia attualmente vuole studiare, sempre per un futuro. Adesso sta studiando in una scuola per estetista, per fare diplomarsi estetista. Quella che ricorda che si mangiava benissimo, che era molto obbediente, nel senso che anche come religiosa, in tutto. Alle volte